Ehi, abbiamo ordinato un sacco di nuovi gadget da AliExpress e ora ve li mostreremo. Capita spesso che quando piove si bagnino le scarpe ed è meglio asciugarle il prima possibile. Per questo scopo abbiamo comprato questo dispositivo. Ha due braccia mobili che soffiano aria calda. Mettiamoci sopra le scarpe bagnate e avviamo il timer. I getti di aria calda che escono dalle braccia asciugheranno velocemente le scarpe, così potrai indossarle nuovamente poco dopo. A proposito, nello stesso modo puoi asciugare i calzini, oppure i guanti. Abbiamo poi comprato del nastro bioadesivo trasparente molto spesso. È piuttosto appiccicoso ed è anche elastico. Ma questo non è tutto. La caratteristica principale di questo scotch è che è riutilizzabile. Se si dovesse sporcare, puoi lavarlo semplicemente in poco tempo utilizzando l'acqua corrente. E poi, asciugandolo, ritornerà ad essere appiccicoso come se fosse nuovo. I cinesi hanno inventato un prodotto davvero ottimo. Non ci credevo finché non l'ho provato da solo. Penso che ci siano molti modi per utilizzarlo. Poi abbiamo questi stampi fatti in gomma. Più precisamente sono stampi di silicone. Vediamo che possiamo farci. Abbiamo bisogno di un contenitore e di una miscela di cemento e sabbia. Noi utilizziamo una miscela già pronta, ma voi potete anche farla da soli. Versiamo dell'acqua. Una volta aggiunta tutta l'acqua, iniziamo a mescolare, fin quando il composto non avrà raggiunto questa consistenza. Ora, utilizzando un cucchiaino, riempiamo accuratamente gli stampi in silicone, in modo che il nostro composto vada in tutti gli angoli e non lasci bolle d'aria. Lasciamolo poi così per 2 giorni finché il composto non si sarà indurito. Dopo i 2 giorni apriamo con cura lo stampo e tiriamo fuori il contenuto. Oh mio Dio! Guardate com'è bello! Tiriamone fuori un altro. Questo è di un altro tipo. Devo dire che tutti i lati sono molto lisci. Questi contenitori possono essere utilizzati per le piante, oppure per fare decorazioni di un altro tipo. A proposito, questa è una bella idea imprenditoriale, perché per prima cosa il costo della miscela di cemento è di pochi centesimi, e poi puoi vendere le tue creazioni ad un alto profitto. Ma la cosa principale è che puoi utilizzare questi stampi quante volte vuoi. Vi abbiamo già mostrato molti ricaricatori wireless, ma questo, a parte i materiali di alta qualità, possiede una modalità di ricarica rapida. Mi sono totalmente dimenticato dei cavi. Ormai è con questo che carico il mio smartphone. Questo dispositivo sarà utile in quasi tutte le cucine. All'interno troviamo diversi pacchetti, nei quali possiamo inserire qualsiasi tipo di cibo. Posizioniamo la parte aperta del pacchetto nel nostro dispositivo del sottovuoto. Premendo il pulsante, inizia subito ad aspirare l'aria, creando così un sottovuoto. Una volta espulsa tutta l'aria, il pacchetto verrà sigillato. E il sottovuoto puoi farlo con tantissimi altri prodotti. Così facendo, il cibo rimarrà fresco più a lungo, dato che non entra in contatto con l'aria. Vi ricordate gli obiettivi per lo smartphone? Se non sono abbastanza, qui c'è un super obiettivo. Può essere agganciato utilizzando una clip. Lo zoom sarà fantastico. È quasi come un binocolo. È una buona alternativa come secondo obiettivo zoom per uno smartphone. Come in un iPhone, ad esempio. Non potevamo ignorare questo bellissimo braccialetto fitness Xiaomi.
Abbiamo anche comprato una copertura protettiva di colore rosso. Ci piaceva molto. Perché è un buon prodotto? In primis il suo design. E soprattutto il suo prezzo è basso. Secondo, si può utilizzare per più di 2 settimane con una sola ricarica. E inoltre possiede tante funzionalità. Per me la cosa più importante è il numero di passi giornalieri. Inoltre ti mostra la distanza e la quantità di calorie bruciate. Questo orologio possiede il monitoraggio della frequenza cardiaca. Quindi ti misurerà il battito cardiaco durante tutto il giorno. Mostra anche il meteo durante la settimana e, come dicevo, ha molte altre funzionalità. C'è anche un'app specifica su smartphone che mostra ancora più dati. Tutto sommato, a questo prezzo non ci sono altre opzioni. Abbiamo anche ordinato queste luci per le biciclette. Ognuna di loro ha diodi luminosi che funzionano in diverse modalità. La cosa più importante è che non dobbiamo cambiare le batterie, perché possono essere ricaricate tramite una porta USB. Se togliamo il coperchio, troviamo questa batteria litio compatta. Si attacca alla bicicletta con l'aiuto di un anello di gomma. Sono belle, vero? Stai sempre attento, perché è pericoloso guidare senza luce di notte. Sembra un tipico caricabatterie per uno smartphone, ma non è proprio così. Questa presa ha la modalità di ricarica rapida e inoltre ha 3 porte. La prima fornisce più di 9 volt e 2 ampere. Il che è davvero un'ottima indicazione. Ma mi chiedo se ne abbiamo davvero bisogno. Diciamo che se hai 3 dispositivi sulla tua scrivania e questi oggetti devono essere caricati tramite USB, in questo caso per ogni dispositivo è necessario avere il proprio caricatore. Inoltre avrai bisogno anche di 3 prese. Ma questa volta invece utilizzeremo una sola presa. Tutti e 3 i dispositivi si collegano ad un solo caricatore e tutti e 3 funzionano correttamente. Penso che sia un'ottima soluzione. Questo strumento ci ha attirati. Per cosa ne abbiamo bisogno? Per prima cosa dobbiamo mescolare gli ingredienti e creare l'impasto. Quindi lo mettiamo all'interno di questa specie di pressa. E iniziamo a girare il manico. Alla fine abbiamo ottenuto una pasta fatta in casa piuttosto buona. Forse non ha un bel aspetto, perché l'impasto deve avere la giusta consistenza. Ma vi assicuro che ha un sapore migliore di quella che si trova nei negozi. Quasi in ogni giardino capita che c'è una pianta che cresca verso il basso. In questo caso bisogna prendere un bastone, tagliare un pezzo di corda e legare la pianta al bastone, così che rimanga dritta. Però i cinesi hanno trovato una soluzione al problema. Questo strumento risolverà il problema in pochi secondi. Non è necessario tagliare e legare nulla. Dentro questa sorta di pistola c'è del nastro adesivo e delle graffette. Il nastro si attacca e si taglia senza molto lavoro. È davvero utile. Ricordo che nella mia casa estiva si legavano i pomodori con la corda, e oggi questo problema sarà molto più semplice.